Buonasera a tutti, iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno. Lettura ed approvazione, verbali, seduta precedente. Le ultime due delibere sono la numero 16, la numero 16 avendo oggetto lettura, approvazione, verbali, seduta precedente, e la numero 17 avendo oggetto approvazione del rendiconto di gestione, e l'ante della seduta del 29 giugno 2020. Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. Noi ci stendiamo. Andiamo a favore. Siamo in 5. Costi dell'ente, poi non possiamo comunque negare che è questo il futuro,
diciamo, le energie rinnovabili sono e saranno una sfida, cioè quello penso che ci potrà in qualche modo salvare nei prossimi anni, non per essere drastico. Quindi questo, diciamo, in sintesi è il piano che oggi andiamo a trovare. Se ci sono osservazioni o interventi, altrimenti possiamo passare a questo. No, abbiamo dato una lettura al piano d'azione, che comunque si tratta di qualcosa che nel tempo poi dovrebbe probabilmente fare risparmiare la popolazione, sia dal punto di vista, come dicevo prima, eventualmente per i piani fotovoltaici, non so se si paga la tassa dell'IMU o quello che si paga, però anche a livello proprio di consumi, se questo può, diciamo, servire, agevolare la popolazione ad effettuare delle azioni di tipo che producono un risparmio, ben venga questa cosa, quindi siamo a favore. Allora, disastroso, in un periodo tra l'altro particolare, abbiamo approvato il bilancio a
piena emergenza proprio perché necessitavamo di avere un po' di stabilità, di prevedere degli interventi che poi abbiamo subito abbiamo intrapreso alla fine dell'emergenza, quindi abbiamo all'epoca deciso di essere il più celeri possibile proprio per essere poi pronti alla fine dell'emergenza, e così è stato, e quindi abbiamo in qualche modo fatto partire meglio che prima la macchina comunale. Diciamo che va bene, io non so, vorrei cogliere magari l'occasione, prima di poi vedere meglio proprio la variazione, di riscontrare la nota che è giunta dal nostro gruppo, che io avevo preparato anche una risposta scritta, poi siccome gli impegni tra ieri e oggi che ho avuto molto di tempo a definirla, volevo anche rispondere in forma scritta, ma poi lo posso tranquillamente trasmettere in questi giorni. Allora, riguardo all'anticipazione di liquidità che è stata richiesta da questo comune. Allora, innanzitutto la richiesta di anticipazione di liquidità riguarda principalmente l'annoso debito che purtroppo conosciamo tutti, che è quello con la Regione Calabria, che sarebbe il debito da servizio di fornitura idrica, che fa riferimento al periodo 1981-2004. Ne abbiamo purtroppo parlato più e più volte, ne hanno parlato anche le amministrazioni precedenti. È un debito che ci stiamo portando avanti da 15 anni, da 15-20 anni, e purtroppo non si riesce a porre rimedio. È una cosa strana, noi l'abbiamo, ovviamente siamo tantissimi comuni in questa situazione, questo va detto, infatti chi si è sbarazzato di questo debito l'ha fatto con altre anticipazioni di liquidità, la maggior parte, io so di diversi comuni che hanno usufruito dell'anticipazione del 2015 per togliersi appunto questo debito. Quindi diciamo che abbiamo richiesto questa anticipazione per questo debito qui. Quello che volevo magari proprio dal venire a nota si fa riferimento a volevo precisare che l'anticipazione non riguarda quando si fa riferimento a debiti, cioè non vuol dire che ci siano debiti allo stato attuale, debiti che sono stati, come dire, cioè si fa riferimento a somme che comunque il comune deve dare e che previste, tra l'altro, sono somme che non debiti, soprattutto non debiti fuori bilancio, anche perché debiti fuori bilancio, così finisco prima di intervento, sì. Soprattutto debiti fuori bilancio non potrebbero neanche essere oggetto di anticipazione di liquidità, a meno che queste non siano riconosciute e tutto il resto. Quindi non vuol dire che c'è una situazione debitoria, che ci sono debiti, cioè la legge dice chi ha delle fatture in evasi al 31 dicembre 2012 può richiedere questa anticipazione, è una sorta di aiuto, di supporto. Il governo, siccome sa che i bilanci comunali sono all'astrico perché non sta entrando quasi nulla, sono anche trasferimenti dello Stato, ancora non si è capito, non si sono capiti i trasferimenti prima che entrò l'emergenza, sulla tassazione purtroppo c'è ancora un buco, quindi c'è una mancanza di liquidità, c'è un problema di cassa che la fattura non si riesce a pagare. Teoricamente questo è lo scopo della anticipazione di liquidità. Quindi chi aveva queste situazioni di questo tipo con debiti, appunto, cioè crediti certi liquidi esigibili dal 31 dicembre, diciamo che poteva richiedere questa anticipazione. Quindi è un supporto, cioè, per fare in modo che l'ente, il comune, possa con queste somme liberarsi di quelle fatture. Quindi assolutamente non si tratta di situazione di squilibrio di debiti fuori bilancio, perché in quel caso neanche rientrerebbero in questa diciamo anticipazione, in questo strumento. Quindi appunto volevo fare già una precisazione su questo, ripeto, risponderemo anche qualora lo vogliate in forma scritta. Anzi, sono rimasto un pochettino anche sorpreso dalla nota che tra l'altro ho trasmesso anche alla prefettura, forse si sarebbe potuto evitare con un chiarimento anche in questa sede, cioè è un sacrosanto diritto avere tutte le informazioni, assolutamente. Se posso, giusto un appunto, perché poi credo sia corretto richiederlo per iscritto queste delucidazioni. Io leggevamo prima in delibera relativa a questo punto, quindi in realtà siccome si fa riferimento ad una questione di disavanzo a causa di un calcolo diverso, sì. Un disavanzo tecnico, sì. Disavanzo sì. Tecnico per l'appunto. Quindi ci domandiamo con questo però diciamo c'entra poco, nel senso che il disavanzo tecnico è dovuto a un nuovo metodo di calcolo che impone la normativa,
prevede che nel bilancio consuntivo, adesso tecnicamente molto complesso da spiegare, giusto, ecco perché vi chiediamo, cioè, se possibile, per bisogna, il tipo della segretaria mi correggerà se sbaglio, bisogna, diciamo, far riferimento ai mancati introiti negli ultimi 5 anni, quindi bisogna fare la media differenziata del mancato introito degli ultimi 5 anni per il calcolo del fondo di valutazione crediti. E poi da questo fondo di valutazione crediti ne deriva la, come dire, sottrae facendo anche altri calcoli che, ripeto, tecnicamente è abbastanza difficile. Tecnicamente nemmeno io sono esperto, cioè, in bilancio, però. In buona sostanza questi sono dei paletti che la normativa vuol mettere ai comuni per far in modo che non si arrivi a situazioni così di squilibrio dopo. Cioè, se il comune ha incassato di meno negli ultimi 5 anni, vorrà dire che queste mancati introiti bisogna prevederli, cioè bisogna in qualche modo tenerne conto. Però il nostro dubbio è questo. Parliamo di bilancio di competenza. Appunto, il nostro dubbio è questo. Se si è definito un bilancio a fine anno con un parere favorevole da parte del revisore dei conti, si immagina che l'ufficio finanziario e di contro anche il revisore dei conti abbiano contezza di quelle che sono le finanze, entrata e uscita. Se noi facciamo l'esempio dei bilanci degli anni successivi calcolati con il metodo precedente e il bilancio di quest'anno consuntivo, la situazione è rimasta la medesima. L'anno scorso c'era un avanzo di 5.000, mi pare 5.000 euro, quest'anno di 6.000, con il calcolo ordinario, quindi il calcolo con cui si è sempre fatto, semplificato. Con il metodo invece ordinario esce fuori questo disavanzo tecnico, che appunto è un disavanzo che... Che motivo di questa variazione che oggi è... Sì, perché questo disavanzo va poi ripianato, cioè bisogna poi prevedere questa somma nel bilancio appunto annualmente per i prossimi 15 anni. Quindi va ripianato, più che altro, questa somma, questo, diciamo, disavanzo va ripianato nel bilancio. Appunto, come dire, è un freno che viene messo agli enti locali per fare in modo che, cioè, se no più passano gli anni, più gli introiti sono minori, quindi può il divario, e ripeto, siccome noi, come abbiamo anche discusso in sede di approvazione del consuntivo, la riscossione è molto molto bassa, e su quello noi dobbiamo mettere mano, perché da lì noi più incassiamo, più questo fondo di svalutazione crediti sarà basso, e più il fondo di svalutazione crediti è basso, più... È chiaro che sicuramente sarà anche il vostro parere, almeno il nostro è questo, che dobbiamo fare di tutto e di più per poter abbassare le tasse ai cittadini. Io capisco perfettamente che un comune si regge anche sulle tasse che i cittadini pagano. Se le tasse non entrano, il comune ha dei debiti, vanta dei crediti. Più che le tasse, bisogna fare in modo che tutti paghino, perché la discussione è massima. Ma siamo d'accordo che se tutti paghiamo tutti di meno. Come no? Ci mancherebbe. Qui non è un problema di aumentare o diminuire le tasse, qui è un problema di incassare le previsioni. Allora, certo. Se è previsto di incassare 10, certo. E il comune ne incassa 4, certo. quei 6, quel meno 6, mentre prima c'era un metodo semplificato per cui ne accumulavano una percentuale, adesso la normativa che è andata a regime da quest'anno, ecco perché c'è questa esigenza, l'hanno avuto tutti i comuni, perché è andato a regime di quest'anno, noi dobbiamo accantonare tutte e 6. Quindi, se noi applichiamo il vecchio metodo, abbiamo un avanzo di amministrazione, se applichiamo invece il metodo ordinario, non più quello semplificato, c'è questa differenza. Differenza che cosa vuol dire? Che se io ho previsto nel bilancio 10, e praticamente ho previsto anche spese, entrate 10 e spese per 10, poi ne incasso 4, questi 6 io teoricamente potrei averli impegnati per acquistare qualcosa. Quindi la Corte dei Conti, la normativa dice, tu li devi accantonare, perché se non li prevedi non li puoi nemmeno spendere, quindi è una precauzione in più che interessa di più i bilanci, perché meno si incassa e più alto il fondo crediti di dubbia esigibilità, perché è proprio questo fondo crediti che va ad incidere negativamente e a creare questo squilibrio. Allora l'amministrazione dice, considerato che tu fino a ieri hai utilizzato il metodo semplificato perché era consentito nei comuni piccoli, oggi
dice non è più consentito perché va a regime. Allora, ti do la possibilità di ripianare questo squilibrio teorico, tecnico, in 15 anni. Quindi dice, tu devi prevedere una quota annualmente per 15 anni. Ed è questo il ripiano che se è previsto ad essere questo. Cosa diversa è l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione di liquidità che è stata data perché c'è stato il blocco dei tributi. Quindi i comuni durante l'anno, non avendo trasferimenti dallo Stato, non avendo entrate per quanto riguarda i tributi, hanno avuto problemi di cassa. Allora ti anticipiamo queste somme, fermo restando che ci sarà, quando tu li incassi, me li paghi, me li dai, me li restituisci ad un tasso di interesse bassissimo, anche perché sarebbe stato stupido non cogliere l'occasione, perché in questo modo riesce a togliersi un debito che deriva da tanti anni. Tra l'altro anche in parte questo debito, perché noi abbiamo anche contestato, c'è un giudizio in corso, proprio perché noi lo riteniamo non dico resistente, però quantomeno noi abbiamo deciso infatti di utilizzarne per una metà del debito totale del debito di 564.000 euro, che l'abbiamo fatto per 298, proprio per fare in modo che l'altra parte ci batteremo per terminare, che c'è una parte che fa riprendere il periodo del commissariamento negli anni 90, altre somme forse prescritte, sicuramente io chiedo con insistenza che questa cosa comunque la valutiamo, se posso dire, un pochino più approfonditamente, certo. Perché ci ricordiamo sempre su questi banchi, da parte dell'opposizione, se ben ti ricordi, questa cosa veniva discussa in quanto non esigibile da parte della regione. Parlo di quando eravate all'opposizione. Quindi io vi pregherei di voler approfondire questa cosa, perché non è un punto di vista, un fondo di verità poi negli anni si è appurato. C'è infatti un rimorso pendente proprio per accertarne la legittimità, però non possiamo manco negare il fatto che la regione è sempre dietro la porta, erano stati bloccati i finanziamenti regionali per questo motivo, e c'è sempre, ti puntano il coltello in gola. È una pendenza che però alcuni sindaci hanno anche fatto denunce, diventano anche proprio sul penale, però il problema è che qui la regione arriva poi ti prende il cravattino e dici mi devi pagare. Il problema è che però anche queste somme in qualche modo la regione l'anno scorso durante la verifica del bilancio è stata la Corte dei Conti ha rilevato questo, mi pare 300 milioni di euro non incassati dai comuni, era la Corte dei Conti, tu questi soldi dove sono? Perché non li hai incassati? Cosa hai fatto? Cosa stai facendo? E per questo adesso sono attivati in maniera aggressiva. Chi non ha fatto il piano di rientro sta iniziando i decreti giuntivi, cioè gli atti di precetto. Quindi queste somme per questo nell'epoca abbiamo deciso di fare il piano di rientro. C'è un piano di rientro condizionato tra l'altro al riposo, che abbiamo messo nero su bianco, che noi facciamo il piano di rientro ma stiamo anche facendo ricorso, e qualora il ricorso vada positivamente per noi non daremo più niente nulla alla regione Calabria, loro hanno accettato, infatti stiamo andando avanti. Se non avessimo fatto quel piano di rientro avremmo magari avuto già un atto di precetto o la nomina, in alcuni comuni c'è stata la nomina del commissario più grossi dove c'erano milioni di euro di debiti, la nomina del commissario che mette mano al bilancio comunale e liquida la somma della regione, però poi le liquida come? Dice il commissario, sicuramente non si farà problemi sulle esigenze dell'ente, cioè arriva qui, dovete dare tot li liquidiamo in questo modo. E noi invece possiamo porre attenzione per questo, mi permetto di insistere, che dobbiamo porre attenzione a quelle che sono le esigenze della popolazione, soprattutto in questo momento di difficoltà, per questo ritengo che dovremmo valutare in maniera un po' più... Certo, ma chissà che in questi fondi presunti che dovrebbero... Ma anche arrivare, la cosa strana e oserei dire ridicola è che negli enti avviene ogni tot di anni lo stralcio dei residui per quanto riguarda i mancati incassi e roba varia, ma dovrebbe avvenire anche per la regione, cioè chi nel 2006, 7, 8 non ha pagato l'acqua al comune è stato fatto lo stralcio, il condono finisce lì, era una cosa logica se avveniva anche per la regione, nel senso
seppure non incassato dai cittadini, hai stralciato quella parte, sarebbe logico stralciare anche la regione, c'è conseguenzialità tra se il comune non incassa e il comune non paga. Invece no, lì rimane tutto. E questo lo stiamo anche tramite l'ANCI, lo stiamo comunque sottoponendo anche al governo, queste problematiche, per fare in modo che qualcuno intervenga. Altrimenti siamo, è un cane che si morde la coda, tu non mi paghi, non ti dai finanziamenti, il nome del commissario, qua, là, e siamo seduti a capo, lasciare le cose senza risoluzione non è una cosa giusta. Quindi questo è quanto. Poi vabbè, nelle variazioni ci sono comunque altre cose che riguardano, vabbè, solo sul periodo del alcuni contributi concessi, non c'entro estivo, quindi abbiamo di distribuire dei capitoli, prevedere del bilancio, abbiamo ottenuto 6.300 euro per quanto riguarda il centro estivo che abbiamo attivato da circa 10 giorni. C'è un altro contributo regionale per il fondo di solidarietà alimentare, quindi che verranno erogati in buona spesa. E poi vabbè, assestamenti, diciamo, capitoli che sono stati rimpinguati magari dove c'è stata una spesa maggiore, e soprattutto per dell'emergenza, magari spese di materiale igienizzante, sanificante, diciamo, uno spostamento, diciamo, a macchia di leopardo sui capitoli che abbiamo ritenuto opportuno rimpinguare. Io terminerei qui. Noi riguardo questo punto, riguardo il terzo punto, ci asteniamo e chiediamo però che venga, diciamo, chiarita e approfondita per scritto la nostra richiesta. Sì, ma questa qui, direi il vero, l'avevo sul computer, poi ho avuto problemi con questi ingenti tra ieri. Allora, scusate, non ricordo, noi ci siamo opposti a questi termini, alcuni sono dovuti, altri no, alla regione. Quindi noi abbiamo riconosciuto, però abbiamo messo un paletto dicendo che ci opponiamo con un legale. Quindi dobbiamo aspettare anche. In realtà all'epoca dicevamo essere inesistenti, ora se questo può portare a riappianare la situazione senza inesistente no, ci sono un periodo che sarebbe comunque imputabile al commissariamento del 1990, e un altro periodo forse prescritto. Di altro no, cioè se non interviene uno stralcio, poi ci sono anche comunque le note della regione, quindi non è facile dire, io siamo andati in regione tante volte, abbiamo ripetuto la documentazione, perché prima se non si erano gli atti uno dice ma è prescritto, però siamo andati in regione comunque le carte c'erano, almeno per quanto riguarda un periodo. Poi ripeto, qui non è una questione poi giuridica, qui è una questione più, come dire, bisogna intervenire proprio per stralciare questo, stralciare in maniera logica, a dire siccome il comune non mi ha incassato negli anni 80, parliamo dell'ottenuto del 2004, il debito parte là, prima è stato poi pagato con un'altra rateizzazione fatta nel 97 mi pare, e poi è rimasto dal 90, dal 95 in poi, dal 95 al 2004. Quindi poi i fondi, non ricordo adesso quali progetti erano destinati, ne parlavamo, sì. I fondi che si era pensato di prelevare dal progetto e di destinare a parte, la prima, diciamo, si parlava di rateizzazione, al pagamento della prima rata per poter procedere con i lavori, lì poi non è stato fatto nulla. Lì siamo riusciti fortunatamente dopo un sacco di incontri in regione a far slittare la rata al 30 giugno dal 2020, perché loro volevano che pagassimo la rata al momento della sottoscrizione della convenzione. Invece noi siamo riusciti a far slittare quest'anno e adesso noi con la partecipazione di comunità andremo a comunque a far riferimento a quella convenzione, a dire comunque noi iniziamo a pagare una parte, iniziamo a rispettare l'impegno, una parte dell'impegno che abbiamo preso con la rateizzazione. Quindi la rata, avremmo avuto problemi se la rata l'abbiamo pagata subito, perché in novembre, dicembre potevamo fare un pagamento di 15.000 euro, era impossibile. E dopo una serie di incontri e di battaglie, devo dire, siamo riusciti a farla salitare a quest'anno, diciamo, di 2020. E i finanziamenti questa sono stati. Passiamo alla votazione, siamo sempre in 5.